Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, il consueto appuntamento del lunedì alla vigilia di un nuovo turno di campionato. Domani sera alle ore 21 all'Adriatico il Pescara affronterà il Crotone nella seconda consecutiva partita all'Adriatico Cornacchia dopo la vittoria sul Foggia. I biancoazzurri salgono in classifica con 8 punti raccolti nelle prime 4 giornate di campionato, un buon bottino di punti, un buon inizio dunque della nuova stagione agonistica, addirittura una delle migliori partenze degli ultimi 20 anni. Analizzeremo ovviamente luci e ombre di queste prime giornate del campionato della squadra di Pillon con molti colleghi in studio. Vado subito a salutare Nicola Marini. Buonasera Nicola, ben ritrovato. Buonasera. Al suo fianco abbiamo il nostro compagno di viaggio Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera Totò. Ritrovo con piacere anche il collega Luciano Rappa di Pescara Sport 24. Buonasera. Buonasera Luciano. Torna in studio anche Riccardo Crinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. E poi l'altro compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco. Tutti, salve. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. È una serata senza anticipi o posticipi di Serie A e di Serie B. Domani si torna in campo per la Serie B, ci sarà anche l'anticipo tra Inter e Fiorentina per la Serie A, però insomma siamo qui e monitoreremo la situazione, parleremo anche di quella che sarà la probabile formazione di domani sera del Pescara, un Pescara praticamente al completo, eccezione fatta che per l'assenza di Scognamiglio. A te. Grazie, il Pescara è in ritiro all'Hotel Ec Città Sant'Angelo, nel Crotone ci saranno tanti ex, in particolare l'allenatore Stroppa ed il centrocampista Benalì. Ma prima di proiettarci sulla partita di domani sera facciamo un passo a ritroso, dunque rivediamo quanto è accaduto nella gara con il Foggia, la seconda consecutiva vittoria dopo quella con il Livorno, due trasferte, due pareggi, due partite in casa, due successi. Come inizio di stagione forse non si poteva pretendere di più, poi come sempre accade il tifoso è diviso nel valutare in positivo la prestazione, altri si accontentano del risultato. Ovviamente i pareri sono contrastanti, però fa fede sempre la classifica finale. Vorrei subito sentire qual è il pensiero di Nicola Marini, se è soddisfatto solo dei punti conquistati, e poi analizzeremo anche i vari aspetti a livello tecnico-tattico. Beh, 8 punti in 4 partite. Perfetta media inglese. Sono tanti. Alcuni sicuramente sono stati meritati, anzi, se vogliamo esaminare le 4 partite. Le due in trasferta secondo me potevano dare qualcosa in più al Pescara e quindi qua già viene fuori un tema che probabilmente la squadra è più adatta almeno come gioco. Lo segno subito il tema che ci suggerisce. Almeno come gioco è più adatta in trasferta che in casa. Nelle due partite in casa, con quella del Livorno e con quella soprattutto di sabato contro il Foggia, ha sofferto molto, è stata anche fortunata. Perché in alcune occasioni è stata fortunata, c'è stata quella parata di Fiorillo che è stata una parata che equivale a un gol e quindi diciamo che da un punto di vista del gioco ha subito un Foggia che è una gran bella squadra, parte con una penalizzazione di meno 5 ma ha fatto vedere... No, meno 8, adesso è meno 5. Meno 8, ecco anche lì poi si dovrebbe aprire un discorso sul Foggia che se lo vogliamo fare dopo lo faccio volentieri. Io credo che a questo punto gli 8 punti ci siano tutti tra le partite in trasferta e in casa, nel senso che li ha meritati vedendole tutte e quattro. Quella che ha aperto qualche perplessità è sicuramente quella con il Foggia, dove nel primo tempo abbiamo subito tanto, c'è stato quel rigore sbagliato che poteva cambiare la partita e poi l'Adriatico porta fortuna perché due rigori contro, due rigori sbagliati, se andiamo avanti così va bene. Insomma, gli episodi hanno girato a favore del Pescara. Antonio, quindi per la prima volta il Pescara, mentre nelle prime 3 partite c'era stato un equilibrio con la prestazione dell'avversario, ha subito questa volta il gioco di un Foggia in gran palleggio in mezzo al campo, squadra che ha giocato, no? Sì, no, direi che ha subito più il palleggio che alla fine, in effetti c'è stato il rigore che magari era pure abbastanza dubbio. È la gran parata di Fiorillo, però
A me è quello che ha colpito di più, invece il problema è che Pescara continua ad avere questi problemi in fase offensiva, proprio a imporre il gioco, il suo gioco, voglio dire, perché è chiaro che costruisce poco, insomma, di là se c'è un aspetto positivo, secondo me, e questo è fuori di dubbio, è la compattezza della squadra e quindi l'ottimo lavoro che sta facendo l'allenatore. Credo che per la prima volta abbia una difesa che da tanti anni subisce così poco. È ovvio che deve trovare, secondo me, ma questo lo stiamo ripetendo dall'inizio, un equilibrio diverso che permetta alla squadra di avere anche una maggiore capacità offensiva. E lì lo puoi fare in tanti modi, non è solo una questione di moduli, voglio dire, è anche di movimenti soprattutto. Quindi, dopo entreremo nel dettaglio, certo, a livello tattico. Sicuramente appunto è una squadra che deve e può migliorare, a mio avviso, soprattutto sotto questo piano. Per il resto credo che bisogna essere soddisfatti, ma ripeto, soprattutto per la compattezza di questa squadra che ha avuto dei momenti difficili in trasferta e li ha superati alla grande, sono state le cose forse più belle che ha fatto vedere, e quindi questo è un fatto molto ma molto positivo, considerando che siamo all'inizio della stagione. Quindi avere una squadra così compatta, credo che i margini di miglioramento siano raggiungibili ancora in maniera più veloce. Ecco, continuando il primo giro di valutazioni, Luciano, il tuo pensiero rispecchia ovviamente quanto detto dai colleghi un po' più anziani, solo un po' più anziani. Poco, no? Però ecco, sei soddisfatto di quello che hai visto? Poi, ripeto, entreremo nel dettaglio perché ovviamente tutte le squadre oggi presentano luci e ombre. Indubbiamente sì, credo che chiunque avrebbe messo una firma su 8 punti conquistati dopo 4 partite. Credo che i due aspetti da sottolineare, al di là di un aiuto innegabile da parte della Dea Bendata in queste prime giornate di campionato, sia la tenuta mentale e la tenuta fisica di una squadra che ha recuperato 2 partite al 90esimo o giù di lì e che comunque ha dato sempre prova di correre e di correre mai a vuoto sino all'ultimo istante disponibile. Riccardo, tu sei tra quelli che sono soddisfatti dei risultati oppure si lamentano per questo gioco che è mancato nella partita con il Foggia? Ma io tutto questo gioco che è mancato onestamente non l'ho visto. Il primo tempo sì, abbiamo subito più il palleggio del Foggia che il gioco del Foggia, ma il secondo tempo no. Il secondo tempo la partita l'ha fatta il Pescara, secondo me ha vinto meritatamente. Sono soddisfatto del carattere, del cuore che ci mette questa squadra, che è compatta, che si aiutano, cosa che in altre occasioni non ho visto. Quindi io dico che sono soddisfatto, rimango coi piedi per terra, per carità, siamo inizio. Certamente un po' tutti. Un po' tutti, però devo dire che bene perché vedo la squadra, cosa che ripeto in altre occasioni non ho visto. Ho visto ad esempio un Memushai che è tornato a fare Memushai, lo vedo in forte crescita rispetto alle partite. Entriamo sui singoli perché gli argomenti sono tanti. Certo. Adesso volevo solo un pensiero così generale. Un pensiero che sono soddisfatto. Mi Francesco? Piace. Credo che si possa essere solo soddisfatti, la classifica è più che buona, le prestazioni, quelle fuori casa sono state decisamente buone, molto buone, con il Livorno una partita sofferta ma comunque un'espressione superiore all'avversario e ieri un tempo a testa, un pizzico di fortuna che nel corso della stagione a volte viene, a volte non viene, per adesso sta venendo bene così, e poi lo spirito combattivo della squadra, diceva bene Luciano, la preparazione atletica, una squadra viva che magari il primo tempo ha sofferto l'avversario, ma che poi nel secondo tempo è riuscito a dominare, a mio modesto avviso, sia sul piano tecnico ma anche sul piano tattico, ed è una squadra che lascia aperti i discorsi per ampi margini di miglioramento. Andiamo a sentire un breve estratto della conferenza stampa di Pillon che mette in risalto proprio questo fatto che è un Pescara che sa anche soffrire e sa reagire nel momento di difficoltà. L'allenatore biancazzurro. Martedì subito in campo con il Crotone, una partita importante che potrebbe valere anche il primato, lo dice la classifica.
Ma io non guardo quelle cose lì, è una partita, dobbiamo affrontarla bene come abbiamo affrontato bene queste partite qua, con la massima determinazione, sapendo che andiamo contro una grande squadra e dobbiamo essere concentrati su quello. Ultima battuta, grande tifo oggi allo stadio, in curva state riavvicinando il pubblico di Pescara, i tifosi a questa squadra, e questo forse in questo momento l'obiettivo primario? Sì, no, io sono contento che stanno aumentando le persone che vengono dalla partita. Dobbiamo essere bravi noi a trascinare la gente, a farci venire a vederci. Noi ce le mettiamo tutto, mettiamo il cuore per questa società, per il Pescara, ce la mettiamo tutta. Io spero di dare tante soddisfazioni a loro e di andare avanti su questa strada. E nella stessa conferenza stampa c'era un passo precedente dove proprio Pillon sosteneva: mi piace la sofferenza quando il mio gruppo riesce a reagire anche con episodi negativi. Allora, quattro partite, adesso entriamo un po' nel dettaglio, perché Totò sosteneva prima che, a differenza delle altre stagioni, è il reparto difensivo che sembra dare più certezze rispetto, non so, la compattezza anche del lavoro difensivo, che quella era poi la base, al di là delle e negli ultimi anni invece è stato sempre il reparto o la fase difensiva che ci ha fatto soffrire. Quindi Nicola, tu che progressi vorresti vedere ad esempio nella partita di domani, che è un'altra partita molto difficile perché il Crotone è squadra attrezzata, Stroppa è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, ecco, a parte l'aspetto difensivo ti aspetti dei miglioramenti dove? Beh, sicuramente quando si è in possesso della palla, perché senza palla sicuramente il Pescara ha trovato il suo equilibrio, la difesa, il centro, perché qua poi si parla di difesa, ma lì è anche il centrocampo, certo, è la fase difensiva, e credo che certi meccanismi funzionino. Con il 4-3-3 è chiaro che il discorso è che tu devi spingere molto sugli esterni ed hai un gioco un po' monocorde. Forse in corso d'opera anche cambiare modulo potrebbe essere un vantaggio in più, solo che noi abbiamo degli esterni molto importanti, quindi già se Antonucci va in panchina, che è uno dei predestinati, come dicono gli addetti ai lavori, insomma, comincia, e quindi c'è una grande scelta. Magari con un modulo diverso si potrebbe anche arrivare in fase offensiva in maniera migliore e magari creare più occasioni da gol. Però Pillon sta mischiando le carte, sì, anche sì, lì davanti, molte alternative, come dicevi tu, quindi per ora occasioni sono state poche, devo dire, rispetto alla mole di gioco che fa la squadra. Credo che il tecnico voglia insistere su questo, sì, su sì, questo no, modulo. Su poi non ci piove. Però lui ci ha anche fatto vedere che la partita lui tutte e quattro le volte l'ha cambiata durante la partita, sì, sia nel modulo che le sostituzioni sono state quasi perfette, sì, perché sì, tutte azzeccate, devo dire. Vuol dire, questo dimostra che lui sa quello che c'ha in mano, perché a me per esempio l'ultima partita, a mio avviso, è stato molto positivo l'ingresso di Antonucci, sì, perché lui in quel momento lì è il ragazzo che sa dare una spinta, tra l'altro a Brescia l'abbiamo visto una ripresa nel ruolo di tornante, quarto di centrocampo, voglio dire, un giocatore che sa adattarsi e che il tecnico fa adattare, voglio dire, perché quindi questo è importante. È importante anche il recupero di Machin, è tornato il secondo tempo. I cambi che lui fa, anche sia nella ecco, ma secondo voi perché la squadra ha sofferto nel palleggio dell'avversario? Ma perché dovendo attaccare, secondo me, con questo modulo, in effetti, con i difensori esterni che uno magari uno spinge e l'altro no, voglio dire, Mancuso che non ha proprio un'area di ruolo, secondo me soffre a imporre il proprio gioco. Quindi ha ragione Nicola quando dice forse questa squadra si esprime meglio in trasferta. Sì, secondo me in questo momento sì, lo ha fatto, anche perché in effetti questi Antonucci, io ho detto di Antonucci perché a mio avviso è il giocatore che veramente può far cambiare ritmo alla squadra, l'ha dimostrato. Può spaccare la partita, cioè. Può spaccare la partita con le sue ripartenze, ha bisogno di spazio. Invece quando però siete d'accordo che sia Antonucci sia Capone hanno dato di più a partita in corso, si sono, certo, alternati nelle precedenti gare e entrambi hanno dato di più quando sono entrati. Entrambi sono. C'è un motivo, può darsi che è la gioventù. No, dipende pure dalla condizione fisica, anche dall'avversario in quel momento, cioè è difficile dare un giudizio. Io quello che emerge in effetti è che questa squadra, soprattutto in casa,
produce poco in fase offensiva, alla fine fai uno o due tiri, quindi il problema vero è questo, quindi se, può dipendere dal modulo, può dipendere dal fatto che magari le mezze aree si inseriscono poco, anche quello è un problema, perché Brugo e Machin, lo stesso Memusai lo sta facendo, però dovendo fare più di quello che dovrebbe fare in mezzo al campo, nel senso che corre anche per qualche altro e magari sbaglia di più. E per cui è un po' un gioco offensivo da registrare in base anche alle caratteristiche dei giocatori. Ecco. Io ripeto, a mio avviso, Mancuso è sicuramente un giocatore che preferirei in mezzo all'area, perché è quello che ha fatto in queste due o tre partite. Ecco, ma secondo voi si produce diciamo poco, non in maniera elevata, perché anche a centrocampo c'è qualcosa da registrare, non diciamo che non va, c'è qualcosa da registrare, perché ricordiamo che siamo soltanto alla quarta partita del campionato. Ecco, questo settore dove ci sono elementi collaudati, esperti come Memusai e Brugman, poi si sono alternati Canutè, Macin e Melegoni in un'altra circostanza, può dipendere anche da un assetto, non un assetto, un reparto più registrato al meglio? Beh, chiaramente non è un cantiere aperto il Pescara, ma ci sono lavori in corso. Qualità nei singoli non manca, forse serve un po' di affiatamento tra tutti gli interpreti, benché molti di questi tra di loro si conoscano e abbiano già giocato insieme. Però concordo con chi mi ha preceduto nell'analisi che è vero che il Pescara ha parecchi esterni in organico e quindi il modulo base 4-3-3 credo che di qui a parecchio tempo non verrà toccato, però alla lunga e anche in corso d'opera a seconda delle partite un cambio di impostazione con un centrocampista in più proprio per comandare meglio il gioco, penso a un 4-3-1-2, ed avendo elementi come lo stesso Capone, Del Sole ed altri giocatori che possono rendere bene da trequartista o da seconda punta, e con Mancuso che secondo me sabato scorso è stato splendido soprattutto in fase di ripiegamento difensivo e negli ultimi 5 minuti di partita ha conquistato 3 punizioni. Si sta sacrificando tantissimo Mancuso ed è apprezzato dall'allenatore per questo. Poi perde lucidità in fase di conclusione. Esattamente, quindi credo che a lungo andare si possa virare anche per una soluzione con un centrocampo più folto e anche con elementi che per struttura fisica possano dare quel quid in più che adesso quindi è mancato. Un po' tutti ci state dicendo che si va, non subito, ma in prospettiva verso una variante? Si potrebbe. Beh, certo. Tutto è possibile, però perché non ci sono questi elementi. A oggi non ci sono né le premesse per quello che la squadra ha dato fino adesso, né le premesse tecniche dei singoli giocatori, nemmeno le premesse tattiche. Che tu dici questo perché ci sono tanti esterni in fase ma offensiva. Ma perché avere un centrocampo con Memusai, Brugman e Machin, oppure Canutè, oppure la variante di Canutè centrale, Brugman mezzala, il ragazzo Melegoni? Credo che non tutte le squadre leggendo. Ricordiamo che ci sono anche Greco e Palazzi, che sono due centrocampisti di valore. Che poi in corso d'opera ci possono, sì, durante una partita ci possono essere delle variazioni, ma quello mi sembra che succede da 100 anni, pure quando si giocava il calcio 100 anni fa, ai prossimi 100 anni, perché se stai pareggiando tu dici, e vuoi vincere la partita è giusto andare avanti così. Ma mi sembra normale, ma no, è scontato. Non è che voglio contraddire, sto solo dicendo questo. Secondo me quello che emerge è che in effetti questa squadra, soprattutto in casa, fa fatica a organizzare il gioco offensivo. È ovvio che l'allenatore deve trovare qualcosa di diverso perché noi abbiamo visto le cose migliori, che so, sugli inserimenti di Melegoni, sto ragazzo che quando è entrato, cioè ci mancano anche questi inserimenti nelle mezze aree, voglio dire, quindi Pescara fa fatica a giocare quando deve attaccare, deve essere lei ad attaccare l'avversario, e l'avversario se è come organizzato, come è stato il Foggia, come probabilmente sarà pure il Crotone. Beh, sì, conoscendo Stroppa. Non solo, ma adesso gioca lo stesso sistema di gioco, 3-5-2. Il 3-5-2. Ti mette in difficoltà perché fai fatica a trovare gli spazi. Per cui il problema vero è quello, che poi però è un problema che
insomma, Pillone ci è abituato a vedere che riesce a risolvere, come con queste varianti, come diceva pure Francesco, di questa squadra. Però il problema vero secondo me è questo, resta questo, che vorrei dire, alla fine le due partite in casa è vero che l'ha meritata, però sono anche due partite che l'hai vinta dopo che l'avversario ha sbagliato il rigore tutte e due le volte. Riccardo, insomma, non sei d'accordo? Ti vedo un po' nervoso. No. No, perché noi funziona il telefonino, per quello è nervoso. Io le cose che vedo da migliorare è l'approccio alla gara all'inizio. Noi entriamo in campo sempre molto timidi, ci impieghiamo un po' troppo tempo per capire le potenzialità dell'avversario, e nei primi minuti, di solito nel primo quarto di 20 minuti, è la nostra fase peggiore. Una volta che prendiamo le misure degli avversari, facciamo vedere quello che in realtà siamo. Diciamo che la squadra ha reagito sempre quando è stata scossa. Bravo, c'è un episodio negativo e reagisce. C'è l'episodio, però bisognerebbe anche evitare che ci sia l'episodio, perché se poi entra a rigore, fare due gol è più difficile. Faccia della medaglia vuol dire che la squadra ha carattere, reagisce, quindi c'è anche un aspetto positivo. Bravo, io vedo l'aspetto positivo, che è la squadra che ha carattere, che è la squadra che ha cuore, che è la squadra che lotta, che sa soffrire. Però ti voglio anche dire che ho notato dei grandi miglioramenti in fase difensiva, soprattutto perché il centrocampo, che dite, ha ritrovato un Memushai molto forte, migliora di partita in partita ed è un vero incontrista, si sacrifica, corre, recupera i palloni. E poi devo dire che con l'innesto di Machine e Brugman tornato nel suo ruolo, a questo punto io credo che dell'ultima partita, anche su Brugman, sia imprescindibile il fatto che Brugman è mezzala. Brugman gioca meglio in mezzo, e questo ormai anche dall'ultima partita si vede che appena rimesso Brugman in mezzo la squadra ha cambiato completamente il volto. Beh, ma chi ha visto la partita, e noi abbiamo le lezioni migliori fatte nel secondo tempo. È giusto quello che dici, ma capita, succede perché non c'è il sostituto naturale con le caratteristiche che si avvicinano a quelle di Brugman. Perché tu immagini se avessi un giocatore al posto di Brugman come centrale e Brugman libero. C'è Canute che riesce, ma caratteristiche a... no, boh, io passo pure, ma l'ho visto una sola volta, tutti diversi, appunto, come caratteristiche, ovvio. No, Canute è più di incontrista, può giocare in mezzo, è ovvio che può giocare in mezzo, però perdi molta qualità. Se io avessi qualità anche con un altro giocatore centrale di centrocampo, acquisto maggiore forza. Quello che dice lui, il cambio di passo di Brugman, se Brugman lo faccio partire 10 metri avanti, deve fare 15 metri e può andare alla conclusione, invece di doverne fare 40. Adesso sentiamo dopo Riccardo anche Nicola. Sì, però Machine ha qualità, non è un giocatore senza qualità. Quindi però secondo me, ma sono tutti di qualità, no, sono tutti bravi, ma non esatto, c'è un centrale di centrocampo. Quindi con le qualità, cosa di valutate in positivo e negativo a centrocampo in base a queste riflessioni, Nicola? Allora, se gioca Brugman sicuramente la difesa è più scoperta, perché è uno che costruisce gioco, fa gioco, lui può fare qualsiasi ruolo di centrocampo. Per la Serie B è sprecato, tanto per essere chiari, e meno male che ce l'abbiamo noi. Però lo diciamo da anni, ma in A non riesce a trovare estimatori, grazie. Beh, perché? Questo non lo so in particolare, però è un giocatore di personalità, è un giocatore che in A, io non dico che in A può andare a finire al Milan, alla Juventus, eccetera, ma è una squadra, voglio dire, come il Chievo o come queste squadre qui, uno come Brugman, forse viene chiesto troppo? Potrebbe essere questo l'interrogativo. È un giocatore affidabile, su questo non c'è dubbio. Con Canute ovviamente guadagni da un punto di vista difensivo, però poi la fonte del gioco, e quindi siamo sempre là. Il problema stasera è che dovresti trovare, stiamo discutendo a livello tattico, siamo tutti un po' allenatori, dovresti trovare un centrale forte nel contrasto e nello stesso tempo capace di rilanciare il gioco. Non ce l'abbiamo, no, è tutto relativo, Nico, scusa. Però voglio dire, la partita precedente il Pescara l'ha cambiato Canute, quando è entrato Canute davanti alla difesa, sì, lì, è andata benissimo, quindi è andata benissimo. Adesso, no, ma Pillone ha anche questa difficoltà, perché impiega un giocatore e gli offre una buona prestazione della partita successiva, ma non è che lui ha giocato male, solo lui, era poi tutto il centrocampo. Non solo nel momento in cui ha cambiato, è perché è entrato Machine, soprattutto, più che per la posizione diversa. Per cui
anche il trasgresso di Antonucci, sono varie cose, però bocciare Canotto e dire che no, io non l'ho bocciato. Per me è una soluzione, l'ha dimostrato. No, non l'ho bocciato, io ho detto Luciano, che magari però probabilmente sì. Torniamo all'assunto iniziale, che il Pescara gioca meglio fuori casa, o meglio, quando non deve imporre lei il ritmo alla partita. La chiave penso che sia questa. E secondo me, ma non è un controsenso, avendo tanti giocatori di qualità. Può darsi che, no, che non ancora riesce a trovare la soluzione giusta per la squadra deve crescere insieme, poi Enrico non è che nasce da un mondo all'altro. Per cui credo che questa squadra abbia bisogno anche di giocare insieme, voglio dire. L'esempio di Canotè è lampante, nel senso che entra, fa un partitone, la partita dopo non convince. Voglio dire, è lo stesso giocatore sette giorni dopo. È un tipo di partita diversa, esatto, perché a Brescia le rondinelle hanno fatto la gara e tu giocavi in verticalizzazione. No, però in quel momento dovevi recuperare, Canotè ha messo, quando hai recuperato la partita, Canotè, voglio dire, quando ha cominciato quindi, a attaccare. Figuriamoci i discorsi che stiamo facendo noi, l'allenatore se li pone questi dubbi e sta cercando di trovare. Vabbè, l'allenatore ti segue tutti i giorni e lo sa chi sta in condizione, chi non sta in condizione, e sta dando delle chance un po' a tutti. No, io voglio ribadire che se tutte le scelte che fa Pillone alla fine sono scelte meditate, nel senso che anche quelle quando cambia la partita, per cui non è che improvvisa, è in base a quello che lui vede, come vede la partita e come conosce le caratteristiche dei giocatori. Poi vuol dire, a volte ti va bene, a volte ti va male, però è chiaro che è lì che deve lavorare. Fatto stesso che lui cambia spesso proprio in queste situazioni, evidentemente sì, è convinto di questo tipo di gioco, però sta cercando anche delle alternative che possano far fare un salto in più, voglio dire. Ecco, giusto perché abbiamo parlato un po' dei vari reparti, resta il reparto offensivo con il problema Cocco, Monachello, Mancuso. Cocco avrà anche altre chance, ma penso di sì, certo, sicuramente è anche giusto, no? Certo. Ma perché c'è una squadra tra la Serie A e la B, ci metto anche la Serie C, che non ha almeno due attaccanti, indipendentemente dal modulo, si gioca con solo un attaccante, due esterni, una mezza punta, due mezze punte. Quindi no, perché credo, siccome si sono alternati, oggi adesso si sono alternati bene, e forse questa a supporto di Francesco, il Foggia l'ha fatto giocare Galano, è entrato dopo. E allora il Verona che ha messo fuori il Pazzini, che ha fatto tre gol. Quindi da Foggia adesso dovrebbero fucilare l'allenatore, perché dice Galano l'hai fatto entrare dopo, il Foggia ha perso, se Galano, Galano ha cambiato la partita. Ecco, proprio domani, a tre giorni dalla gara precedente, pensate che ci sia un turnover? Che idee vi siete fatti? Perché poi secondo me qualcosa cambia, perché tre giorni sono... Poi Andrea Costantini ci darà le novità probabili, sia in difesa sia... Io credo almeno uno dei probabili titolari nuovi dovrebbe essere Macin, proprio perché magari ha lavorato meno, la partita ha fatto 20 minuti, 25 minuti, Macin gioca sicuro. C'è quella soluzione. E qualche altra soluzione ci può stare, non escludo nemmeno il rilancio di Cocco, perché in effetti cioè, l'allenatore l'ha sempre elogiato, a me non convince quel tipo di gioco solo su Cocco, però credo che sia un giocatore affidabile anche per essere. Insomma, con tutte queste varianti siamo arrivati al punto che il Pescara, se dovesse conquistare un risultato positivo, diciamo o pareggio o vittoria domani, eguaglierebbe o addirittura supererebbe l'inizio del campionato di Zeman, quindi parliamo della cavalcata vincente, con la vittoria supererebbe, col pareggio eguaglierebbe, e addirittura sarebbe il miglior risultato in partenza degli ultimi 25 anni, gli ultimi 19 campionati di Serie B. È prematuro quindi dire che sarà una stagione positiva senza fissare obiettivi? È tutto prematuro, però intanto prendiamoci punti adesso che è il momento che la squadra, pur con tutti i problemi che stavamo dicendo e che Pillon conosce meglio di noi. Più che problemi, diciamo dubbi. Dubbi, alternative, soluzioni e tutto il resto, una condizione che deve sempre migliorare. Dico, prendiamoci questi punti, magari domani una bella vittoria col Crotone, con un primo tempo equilibrato, un po' di sofferenza in avvio di ripresa e poi una trentina di minuti di un Pescara vivace. Nicola, ti aspettavi all'inizio così? In estate il Pescara non veniva considerato? No, non me l'aspettavo, ma credo che non se l'aspettasse nessuno. Prendiamoci i punti adesso che siamo a 19 squadre, perché poi non si sa quello che succederà.
visto che questo è un campionato. Ricordiamo le tappe in questa settimana. Che è partito proprio nel caos totale, e credo che questo caos ancora non sia finito, almeno a quello che si sente. Il programma sicuramente non finisce subito. Questa settimana non ci sarà soluzione definitiva. Quindi No. Però ve li immaginate voi a fine ottobre una decisione? Solo il peggio. A 24 squadre? A 24 non ci arriveranno mai. Solo. No, va bene. Tutto è possibile. Se le mettono a 24, anche a 25. Finisce il 15 d'agosto poi il campionato. Ah, per accontentare tutti. Ah, se e questa è la allora andare tutte e sei le cinque squadre al ripescaggio, va bene, può essere questa una significa che si va fino a maggio di un altro anno con tutte le settimane. Poi questo è un argomento che dà fastidio, che ce solo a ripeterlo. Bravo, che ce ne frega, che decide soltanto, non è che possiamo prendere il telefono. Perché allora ci ha sorpreso questa squadra? Ci ha sorpreso perché io la ritengo più forte tecnicamente di quella dell'anno scorso, sicuramente, anche perché sono tutti giocatori di qualità, molti sono ragazzi, quindi bisogna vedere anche come riusciranno ad esprimersi nel corso del campionato. Quindi secondo te il Pescara di quest'anno è più forte come rosa? Come rosa sì, forse sicuramente è più forte dal punto di vista tecnico, forse è poco assortita, è peggio assortita dell'anno scorso, perché quest'anno abbiamo più giocatori in alcuni ruoli e magari meno in altri. Però la squadra credo che tecnicamente sia, e lo ha già fatto vedere in alcune occasioni, è più forte. Chiaro che il campionato è lungo, anche se a 19 adesso, ripeto, è lungo e tutto può succedere. Essere ottimisti non guasta, perché la squadra è partita bene, ha giocato due partite secondo me molto buone, le due in trasferta, le meno buone le ha giocate in casa. Se si riescono a trovare anche questi equilibri da un punto di vista tattico nelle partite in casa, credo che possa chi è d'accordo con Nicola che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso? Luciano? Io sono d'accordo, però la reputo più completa di quella dell'anno scorso, perché assortita meglio perché ha un'alternativa in ogni ruolo e possibilità di cambiare moduli, come stavamo parlando prima, a differenza di quella dell'anno scorso che era strutturata male solo ed esclusivamente per un 4-3-3. Riccardo? È sicuramente più tranquilla. L'anno scorso alla quinta giornata c'era già il caso Zampano, c'era già quasi il caso Pigliacelli, c'erano ogni settimana avevamo un caso di qualche giocatore che non andava bene. Quest'anno invece si parla di calcio, non si parla di altre cose, e quindi questo allenatore ha il merito, a mio avviso, con la società, di tenere il gruppo più compatto. Forse avranno anche parlato con i giocatori stessi, però vedo un ambiente diverso. Guarda, si respira quest'aria anche quando finiscono le partite, al di là che questo è un periodo buono, che tu esci magari, li vedi, sono sorridenti. Questo è tutto vero, che l'ambiente è un ambiente più ambiente. Però restando sul piano tecnico, tra le due abbiamo preso dei giocatori di esperienza, abbiamo completato un po', diciamo, non giovanissima, ad esperienza, che servono molto, perché in B, la B è un campionato molto particolare, un campionato dove ti serve il campagnaro della situazione, ti serve l'Antinucci, che è un giovane promettente, che ha delle ripartenze, ha fatto un paio di ripartenze. Quindi è più forte quella di quest'anno, sei d'accordo con Nicola? Sì, è più equilibrata. Francesco e poi Antonio? È più completa, ci sono più scelte e di conseguenza è più forte, voglio essere sintetico al massimo per non ripetere. E poi c'è da distinguere che lo scorso anno, il giorno d'andata, a centrocampo, c'era lì, a centrocampo c'hai Memushai che l'anno scorso non c'era, hai dei giovani che hanno già confermato di avere ottime qualità. Certo, dei giovani ti puoi aspettare che da un momento all'altro sbagli in una partita, ma se uno è bravo ne può sbagliare una di partita, non va fuori condizione completamente. In difesa forse Campagnaro, una quindicina, 20 partite riusciamo a vederle, quindi è una risorsa infinita.
adesso si è fatto male squadra. L'anno scorso c'era Zampano che ieri ha giocato una buona partita. Bene, lì Zampano potrà fare pure il titolare insieme. L'anno scorso c'era Zampano, erano squadre diverse. Ho capito, però può darsi pure che se andiamo a rivedere, ma non c'è modo di vedere. A me non mi sembra che Zampano l'anno scorso ha fatto un grosso campionato. No, voglio dire, non era una rosa così limitata. E chi dice che quella dell'anno scorso non era una rosa buona? Quella di quest'anno offre delle maggiori garanzie. Però torniamo a costruita male, perché se hai Ben Ali per metà stagione, lo fai giocare esterno a sinistra dove non rende. C'è un allenatore, eccolo, vabbè, ma fammelo dire, no. Mi ci porti a dirlo, te lo dico. È stato lui a portarti. Sì. È stato lui a portarlo. Vabbè, sono i discorsi che portano. Vabbè, i discorsi portano che l'anno scorso i giocatori giocavano fuori ruolo, Ben Ali voleva giocare in quel ruolo, Zampano perché ha fatto una festa, ha messo tutti i giornali, e questo crea che poi il giocatore va in campo che oltre che la parte tecnica e la parte psicologica che non c'era. Questo per me è uno dei punti. Quest'anno è tutto diverso e infatti la squadra reagisce in modo diverso. L'anno scorso era molto più disunita, pur avendo comunque delle grandi potenzialità. E poi ti voglio dire, recuperato Memushai, lo continuo a dire perché Memushai è il fulcro del mio discorso, perché noi abbiamo sempre detto manca il Torreira. È tornato Memushai che fa questo ruolo, che è quel lavoro scuro, brutto. Sì, se troppo appariscente il lavoro che fa Memushai, sì, corre troppo. No, ma quel lavoro che si muta davanti, che mette la gamba, che molte volte nel Pescara via Torreira non c'è più stato. E quindi Totò, il tuo punto di vista invece è vicino a quello di Nicola e degli altri? Sì, secondo me è più forte, nel senso, soprattutto quello di quest'anno. Al netto dell'esclusione di Ben Ali, perché Ben Ali sarebbe stato sicuramente il grande rimpianto che abbiamo l'anno scorso e purtroppo ce lo ritroviamo l'avversario. Però che ti devo dire, è cresciuto rispetto all'anno scorso. È cresciuto tantissimo Gravillon, che l'altro anno è un ragazzino. È cresciuto Macin, che insomma il meglio l'ha fatto a fine stagione mentre prima veniva utilizzato, e mi aspetto che possa continuare a crescere con il recupero di Scognamiglio, che non ancora vediamo, per cui anche domani non è nella lista dei convocati perché effettuerà una risonanza definitiva domani, però si parla di distrazione di primo grado. Quando riguarda invece la struttura l'assemblamento della squadra, credo che tocchi soprattutto a Pillon, perché sulla carta non è assemblata bene, nel senso che ci sono 5 giocatori esterni, 5 difensori centrali, voglio dire, come struttura nell'insieme probabilmente non è costruita al meglio. L'idea di Totò è più vicina a quella di Nicola che di Luciano e degli altri, perché Nicola ha detto non è assortita bene. No, non è assortita, sono 10 giocatori per due ruoli e poi se vai a vedere questo è un problema di Pillon, però ci sono le coppie, in ogni ruolo ci sono le coppie, quindi hai dei giocatori che possono fare però, più ruoli, però bisogna vedere se tu le coppie, il primo è il titolare, il secondo è all'altezza del titolare. Come rosa fammela dire, sì. Sicuramente non abbiamo una settimana un giocatore per 15 settimane che si alterna una volta come l'anno scorso. Voglio dire, nel momento in cui hai bisogno di un giocatore, ma come non ti ricordi l'anno scorso l'alternanza del terzino? Una settimana Trescenzi, una settimana Zampano, una settimana Trescenzi, una settimana Zampano, ci ha preso in giro per 14 giornate, una settimana una settimana l'altra. A parte le zone, a prescindere sempre da questo paragone, parli di ruoli, sicuramente l'anno scorso avevamo i famosi giocatori, alla sua domanda. Ti ho premesso che la squadra è più forte dal punto di vista tecnico. È gestita meglio dal punto di vista tecnico-tattico. Però ci sono per esempio 10 giocatori, 5 centrali e 5 esterni, e magari potrebbe servire un altro centrocampista centrale. Che tu anche il centrocampista sta messo bene, come a te, alla fine c'ha diverse soluzioni. L'attacco noi abbiamo Cocco e Monachelli. E Mancuso, che potrebbe benissimo giocare a centrale, quando giocare a centrale ha fatto benissimo, quindi nei tre. Se proprio dobbiamo trovare Luciano. Se proprio dovevamo trovare una pecca, secondo me è proprio il centravanti, ma in tutti gli altri ruoli credo che sia ampiamente coperto. 5 centrali è vero, ma c'è Fornasier che ha avuto la valigia sino all'ultimo istante, altrimenti sarebbero 4. Gli esterni abbiamo uno dei 5 centrali è Campagnaro.
dobbiamo sempre farci il segno della croce e dice preghiamo la salute, preghiamo la salute, se noi ce ne sono quattro. Perché Campagnari ha rotta Fornasie, Gravillone. Ho capito, ma ha fatto una partita e si è rifatto male. Daniele Giovani è un giocatore, quindi... è rientrato. Esatto. Daniele Giovani, però ha giocato sempre esterno, forse non negli ultimi 5 anni sempre esterno. Da terzino fisicamente più un come Toli? No, dicevo, l'anno scorso di questi tempi, voglio ricordare, sembrava che il punto di forza del Pescara era proprio al centravanti, cioè si parlava solo di Gans, poi è diventata è il tormentone. No, il tormentone di questi tempi, dicevamo che l'altro anno la forza del Pescara era Gans. Ma infatti è vero quello mercato. Che dice Riccardo, c'è una tranquillità ambientale che ha avuto diverso, un po' tutti, forse diverso, figlia anche dell'atteggiamento dell'allenatore, della società, cioè di tante componenti. No? Le varie soluzioni che propone Pilloni, quindi vuol dire che c'è fiducia da parte dell'ambiente, vuol dire certo, che certo. Alla fine sì, magari uno la vede diversamente, però a conti fatti. Al di là del risultato, forse lo stesso allenatore spegne il fuoco delle polemiche, certo. Mentre lo scorso anno probabilmente involontariamente venivano accese dallo stesso Zema, che si lamentava di alcuni giocatori, quindi noi della stampa certo. Un po' ci ci sono anche risultati che aiutano, perché non certo. Neghiamolo. Beh. Se il Pescara avesse fatto 4 punti perché i due rigori dati contro puoi ragionare gli episodi, sta andando tutto bene in maniera più tranquilla, più serena. Andrea, sta andando tutto bene anche in regia, perché stasera c'è poco lavoro, intanto, niente anticipi né posticipi. È l'unica partita che si sta giocando nel girone A di Serie C, la Carrarese in vantaggio 2-0 sulla Juventus Under 23, doppietta di Piscopo. Segnalo che nella Juventus Under 23 sono in campo due ex biancazzurri come Gregoris Castanos e come Cristian Bunino. E poi ti segnalo, visto che all'inizio trasmissione si parlava della situazione del Foggia, perché proprio oggi è stato depositato il ricorso da parte del Foggia presso il collegio di garanzia del CONI ai fini dell'annullamento della penalizzazione di questi 8 punti che sono stati combinati in secondo grado, in primo grado erano 15, quindi o per l'annullamento di questa sanzione oppure affinché la Corte federale possa rivedere in altra composizione questa condanna. A te. Grazie, d'altronde adesso il calcio si gioca più nei tribunali. Ne parliamo dopo la pubblicità, a tra poco. Da giovedì 4 ottobre ritorna lo svuota tutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine 159 euro, trapunta matrimoniale Caleffi 59,90 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini 69 euro, asciugamani 1 più 1 Caleffi 3,90 euro. Trapunte Disney 39,90 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Da giovedì 4 ottobre, Notti d'Oro conviene! Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:46 minuti. Allora ripartiamo da Andrea Costantini, perché entriamo nel vivo di questa vigilia di Pescara Crotone con il ritorno di Stroppa in panchina, poi ci sono gli ex Benalì, Stojan, mentre non ci sarà Mastella, che non è stato convocato per una contrattura muscolare, saranno assenti anche Barberis e Sampirisi. Andrea, invece, novità sul Pescara, perché già vogliono sapere in studio chi potrebbe giocare. Le indicazioni ovviamente allenamento a porte chiuse, però hai seguito certo. Anche l'allenamento di ieri. Eh sì, intanto tutti convocati ad eccezione di Scognamiglio, c'è anche Edgar Elisalde che è tornato dalla nazionale. Potremmo vedere la probabile formazione del Pescara, eccola qui in sovrimpressione, Fiorillo tra i pali, poi in difesa potrebbe esserci il ritorno di Campagnaro, che ha giocato uno scampolo proprio nel finale di partita con il Foggia, potrebbe prendere il posto di Perrotta. A destra Ciofani potrebbe essere confermato, ma c'è ballottaggio chiaramente con Balzano. A centrocampo si dovrebbe rivedere la mediana di inizio stagione, quindi con Macin, con Brugman e con Memushai. Ricordiamo che Macin, in causa di una tonsillite, saltò la gara con il Livorno, poi a Brescia fu confermato Melegoni, che fece bene nella gara con il Livorno. Macin, che poi è stato escluso anche contro il Foggia per via della presenza di Canutè e la riformulazione del centrocampo. Macin, che però rigore a parte commesso su Galano, ha giocato una buona gara nella ripresa e quindi probabilmente sarà impiegato dal primo minuto da Pillon. Quindi Macin, Brugman, Meusciai. In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Mirko Antonucci, quindi andrebbe in panchina a Capone. Vanno verso la conferma anche Monachello al centro dell'attacco e Mancuso. Questo potrebbe essere l'11 anti Crotone. Come vedresti questa formazione? Ma no, normale, anche perché certo. No, però è anche un tridente, penso, Mancuso, Monachello, Antonucci titolari per la prima volta. Sì, se continua in questo modo, credo che Antonucci, sì, è la prima volta che giocano quei tre insieme. Sì. Dall'inizio. Dall'inizio. Penso che potrebbe avere spazio Balzano pure al posto di Sopra, ci potrebbe essere, visto che in effetti sabato il giocatore si è riscaldato per diverso tempo, quindi era pronto ad entrare. Però è giusto che Pillon tiene tutti un po' sulla corda. Sì, perché... sì, quindi io non escluderei sorprese, invece immagino che almeno a centrocampo la Macina a tempo pieno con Brugman e Memushai. Anche Campagnaro, rientro Campagnaro è ipotizzabile, perché anche lui Campagnaro Gravione è una bella coppia difensiva, soprattutto anche perché lui, insomma, è rientrato pure sabato, anche se ha fatto pochi minuti, tra l'altro giocando magari fuori ruolo, però si è adattato. Però tenere tutti sulla corda, sì,
però dare dei segnali su un ipotetico 9 undicesimi, se non 11 su 11 titolari, certo, e ruotano gli altri. La storia ci insegna, e penso al tornare negli anni addietro, il Pescara che ha entusiasmato e che fa parte della storia, sia il primo che il secondo di Galeone, la formazione era quella. Poi rotavano. Proprio cambiato il calcio oggi. Ho capito che sì, bene, il calcio è cambiato perché adesso. A memoria, bravo, ma il calcio adesso è cambiato perché si gioca di più. Però rose più ampie. Quindi. Siamo d'accordo su tutto, però dare. Siccome tra l'altro. Cioè, non ti piace questo. No, fatto a me che si cambi. No, a me il fatto che si cambi piace perché li tieni tutti pronti per essere utilizzati. Però piace molto anche avere una formazione. Come standard. Devo dire? Una formazione standard, una formazione base. Sì, io ho detto i 9 undicesimi e poi ho detto 11 undicesimi, ossia quel centrocampo lì, che poi la partita dopo in attacco invece di Antonucci gioca Capone, oppure in un'altra partita gioca Del Sole, sperando finalmente che me lo facciano vedere in quello che è il suo loro naturale, come ho sempre sentito dire anche negli ultimi tempi da Torino. Io me lo auguro, perché se me lo devo rivedere un'altra volta che mi fa l'esterno, io soffro un tantinello, ma quello è un mio pensiero. Chiusa la parentesi, chi non va bene, senza che la riapra, perché è chiusa. Queste sono delle alternative, però avere una squadra che tu come una volta conoscevi a memoria, ma non me ne frega niente che il calcio è cambiato rispetto a 20 anni fa. Però Riccardo, il centrocampo secondo me i tre che ha scelto sono Machin, Bruno e Mushai, se gioca a tre, e dietro lui e Dravione un titolare fisso, Del Rosso pure non li ha mai cambiati, di conseguenza è vero quello che dici, che non ci sono 9 undicesimi, ma 7 undicesimi già secondo me ci sono. Ma e poi più, ti voglio dire che nella di formazione più, scusa, di più. No, ma almeno 8, voglio dire, i cambi dei terzini sono venuti per infortuni, esatto. Sia Ciofani, quindi che, sono che Del Grosso titolari. Non hanno giocato per infortuni. Con tutto il rispetto per Balzano, mi sembra che Ciofani negli ultimi anni abbia vinto qualche campionato, certo. E ha fatto praticamente 150-160 partite. Ho capito, io nemmeno per denigrare Balzano, che è un giocatore di grande affidamento. Io l'anno scorso una delle poche critiche che faceva Zevani era proprio perché non faceva giocare sempre Balzano. Che a metà campo i presunti titolari sono Machin, Bruno e Mushai. Anche perché si completano dall'estate, sono loro, voglio dire. Il problema è che secondo me Canute costituisce una validissima alternativa come centrale, come centrale davanti alla difesa. Però se tu dici sai come si dice, tutti disponibili finale di Coppa dei Campioni, chi fai giocare? Secondo me lui fa giocare Bruno e Mushai, Machin, se dovesse fare la finale di Coppa dei Campioni. Posso sbagliarmi, però per me i suoi tre di centrocampo, se gioca a tre, sono questi. E poi deve avere anche la fortuna per me di avere delle soluzioni alternative. Tendenzialmente valide. Sono d'accordo, però non sottovaluterei la considerazione che ha Pillon di Melegoni, lo ha confermato nelle prime due partite, gettandolo Melegoni da titolare. Melegoni è un altro predestinato. Ma ci mancherebbe. E oltretutto, anche nella finale under 20 è stato tra i migliori. E oltretutto ha caratteristiche che gli altri interpreti di centrocampo non hanno. Inserimenti, cioè quello che ci ha fatto vedere Melegoni è proprio. Però ecco il discorso di Francesco, valido perché uno dovrebbe avere una formazione standard con le varianti. Ma ricordiamo che Antonucci a sinistra si contende il posto con Capone, che lo scorso anno era titolare, certo. Ha fatto anche 6 gol in Serie B nel primo anno. Quindi potrebbe esserci sempre questa staffetta. Secondo me sì. Come Rivera Mazzola, cioè. C'è anche Maras. Ne butto un'altra. C'è anche Maras. Del Sole a destra, Monachello Cocco in mezzo. Quindi il centravanti, se uno deve scegliere, dice chi è Monachello Cocco. No, si giocano il posto ogni volta. Certo. Vorrei capire se questo è un fatto positivo per Pillon, no? Ma secondo me sì, c'è l'alternativa. Ma io ripeto, il fatto positivo è che lui ha anche alternative a quelle che sono le sue scelte. Per cui è questa la cosa positiva di questo. Parliamo un po' di Stroppa, questo allenatore che a Pescara ha lasciato un buon ricordo, soprattutto sul piano umano, perché fece quel bel gesto delle dimissioni in un anno un po', ricordiamo la stagione 2012-2013.
quando vedeva che le cose non andavano per il verso giusto, fu lui il primo a dire lascio, e poi nella sua carriera, negli ultimi anni soprattutto, ha raccolto forse quello che aveva seminato. Che tipo di allenatore è, secondo Nicola Marini, Strop? Un allenatore moderno, un allenatore che avevamo già cominciato a vedere a Pescara, poi non c'è stato il tempo, magari quell'esordio in Serie A in quel modo. E poi nella sua gestione fece punti, eh? Sì, fece punti. Io non mi sarei, al posto suo non mi sarei dimesso, sperando che quella situazione potesse aggiustarsi a quel tempo. Scusa, ti interrompo, due sono le cose. Era stanco, anche se c'è stato poco tempo, delle polemiche continue che suscitavano di un'aria, tanto per fare un esempio, non come quella di quest'anno, completamente diversa, oppure aveva capito che quella squadra alla lunga sarebbe andata a finire male? Ma io non credo che l'aria condizioni una decisione dell'allenatore. Erano particolari. Magari la condizione insieme ad altre Nicola situazioni. E poi Totò. Lui ha fatto un bellissimo gesto, da un punto di vista professionale, anche umano, secondo me, ha fatto un bellissimo gesto. Poi i valori sono venuti fuori dopo, cioè sono tornati fuori, perché che questo era un buon allenatore, lo si era visto l'anno prima con l'Alto Adige, mi pare che stava, che era una squadra che giocava un calcio, pur non avendo dei grossi giocatori, giocava un calcio molto molto a Foggia moderno. Ha fatto grandi risultati, ha vinto il campionato, a Foggia ha fatto altri grandi risultati, quindi secondo me è un allenatore bravo. Totò, cosa voleva dire prima? Dire che sicuramente è arrivato al momento sbagliato, suo, professionale, secondo me non era preparato per affrontare il campionato di Serie A, e lo ha dimostrato subito. Cioè, è vero che ha fatto dei punti, però con la squadra, lui la prima cosa che ha fatto appena è arrivato a Pescara ha detto, cioè dopo quel campionato fantastico ha fatto, non era facile perché ma la prima cosa che ha detto, la prima cosa che ha fatto, adesso come gioco dobbiamo dimenticare Zeman, ma non aveva senso, cioè quella squadra se lui la lasciava così durante l'estate probabilmente qualcosa in più avrebbe comunque dato in partenza, invece la sua idea è proprio da inesperto. Però i trend via Insigne, Immobile, però non era quello, voglio dire, io ricordo l'amichevole con il Livorno, era metà luglio, fine luglio, in cui lui, io l'ho visto dire a Balzano e Zanone, c'erano, di non superare la metà campo, quindi voglio dire, era già in quel momento la squadra lui voleva stravolgere quel tipo di squadra, non avendo però gli elementi per stravolgerla, perché quella era la squadra era debole. Alla fine secondo me oggi Stroppa è un altro allenatore, sicuramente molto più preparato, molto più esperto, però in quel momento non era l'allenatore per il Pescara. Siete d'accordo su questo? Sì, Luciano, sì. Non era l'allenatore per il Pescara, era prematuro per lui allenare in Serie A, ciò non toglie che a mio parere ha fatto molti più poi punti di quelli che l'ambiente è sereno, cioè non è che l'ambiente impazzisce di colpo, l'ambiente molte volte annusa. Diventa sereno perché aperte, Pillone è stato bravo in questo, se vogliamo quest'anno anche la società, ci sono stati dichiarazioni più morti, cioè il pubblico avverte, cioè il termometro. Luciano ricordava i tre super campioni andati lì e altri giocatori. Ma non mi riferisco solo a quella stagione, in generale quest'anno è più sereno per merito dei protagonisti. Ovvio, per merito dell'allenatore, per merito dei giocatori, per merito degli spifferi che non escono dallo spogliatoio, perché magari ci saranno le discussioni come ci stanno in tutte le squadre. Ecco, però Pillon già ci ha fatto vedere che ad esempio difende sempre i giocatori, se giocano male, se giocano bene, li difende sempre, è quello che, pubblicamente. Quello che fanno Allegri, Ancelotti, e tutti che Mourinho, tutti gli allenatori veri. L'altro aspetto importante è che è stata abbassata l'asticella, cioè non sono stati fatti i proclami degli altri anni, i playoff, se non arriva ai playoff abbiamo fallito. Adesso se partiti con una certa tranquillità, la salvezza prima si raggiunge, meglio è tutto quello che viene di più. Andiamo a sentire Stroppa alla vigilia di questa partita. Partita di gamba, adesso non so come saranno in condizione a livello fisico, se avranno recuperato, però è una squadra ostica, meno palleggio, gioca con lo stesso sistema di gioco del Verona, però meno palleggio, più verticalità, giocatori davanti appunto di ottima gamba, quindi dovremmo essere ancora più bravi nella capacità di non sbagliare nel palleggio.
partita comunque insidiosa. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, mi sono rivisto qualche volta la partita, l'ho fatta rivedere ai giocatori, sicuramente un'impressione nettamente diversa da quella che è stata poi quella che si è evidenziata sul campo. Devo dire che grande merito va al Verona sicuramente, perché comunque ha creato delle occasioni, i presupposti per portare a casa la partita. Grande demerito va a noi, perché comunque le cose che ha fatto il Verona le ha fatte su errori nostri, quindi noi dobbiamo lavorare sui nostri errori, quindi le situazioni che abbiamo creato le abbiamo create avendo ottime idee, ci siamo arrivati vicino, abbiamo sbagliato, bisogna lavorare per non sbagliare. A volte sì, c'è un vantaggio che è quello di poter giocare di sera, abbiamo giocato a 30 gradi sabato, quindi è sicuramente una cosa di non poco conto. Di gamba, Antonio? Non lo so, rimasto che bisogna correre, voglio dire, i giocatori che hanno la capacità di corsi. Io so che in effetti col Crotone la partita l'ha persa sulle ripartenze del Verona. Col Verona, sì, la partita di Crotone l'ha persa sulle ripartenze, quindi credo che questa volta cercherà di fare una partita diversa rispetto a quella che ha perso col Verona. Quindi pensate di assistere a una partita con lo stesso cliché della gara con il Foggia, cioè il Crotone che fa la partita e il Pescara attende l'avversario? Dovrebbe essere così, dovrebbe essere così, però credo che lui, dopo aver preso quella sberla col Verona, qualcosa cambierà. Perché Crotone come squadra è più attrezzata del Foggia. Certo. Quattro gol gli ha messo. No, ma soprattutto è forza, soprattutto sulle ripartenze. Questo è Analini, che è un giocatore velocissimo, sì, molto bravo, oltre a Benali che conosciamo benissimo, negli inserimenti ti può far male. Quindi... Però dovrebbe giocare davanti alla difesa? Sì, dovrebbe fare il regista. Speriamo che stia dietro almeno. E secondo me. Sicuramente è bravo pure lì, però quello, la forza sua è lui, è diciamo che era un tuttocampista, può giocare dovunque. Lui a Brescia giocò in quella posizione, sì, in alcune occasioni. Però credo che sia molto più forte degli inserimenti, per quello che abbiamo visto noi, boh, insomma, abbiamo visto un campionato intero. Ti piaceva bene lì, Riccardo, mi ricordo. Molto. Andiamo a vedere le partite di domani, un attimo, perché Andrea, hai qualcosa da dirci sull'aggiornamento dell'unico posticipo della Lega Pro? Sì, allora intanto dobbiamo aspettare proprio qualche minuto per vedere il prossimo turno. Circa l'anticipo, o meglio il posticipo di Serie C, la Carrarese è in vantaggio ora 3-0, dunque una pesante punizione per la Juventus Under 23 guidata da Zironelli, un altro ex biancazzurro in panchina. Carrarese 3, Juventus 0. E poi Enrico, appena possibile, vedremo anche una novità che riguarda le compagini di Serie B per la prossima stagione ai fini del recepimento dei diritti televisivi con l'emanazione del decreto Salvini. Tra pochissimo vi sapremo dire delle novità interessanti. Eccola qui, sta già uscendo la notizia. Ok, allora possiamo scendere perché leggiamo che... No, torniamo sul decreto Salvini. Sì, allora torniamo. Maurizio, facciamo scendere la Maurizio, nota. Okay. Ecco qui, diritti TV, il decreto Salvini prevede certificazioni sui bilanci dei club. E poi se scendiamo, leggiamo, l'articolo 41 prevede che a partire dalla stagione sportiva 2019-2020 possono accedere alla ripartizione della quota dei diritti audiovisivi da assegnare ai partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B solo le società quotate e non che abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale limitatamente a tali incarichi è soggetta alla vigilanza della Commissione Nazionale della Consob. In poche parole. Se vengono certificati i bilanci si fa un passo in avanti, è quello che chiedevano le società di Serie B quest'anno, non accettando il ripescaggio di formazioni o di società che in passato hanno avuto delle grosse problematiche. C'è l'idea in positivo, perché ti agiti? No, perché già le società di revisione fanno i bilanci, adesso al di là che magari non li certificano,
Non è che il bilancio è uno stadio di calcio, che poi sono bilanci particolari perché chiudono a giugno e non chiudono a dicembre, non sono certificati, ma sono fatti comunque in stadio di revisione. Non è che c'è il ragioniere che si mette a fare a mano i conti. Se la lente di ingrandimento, da quello che si è letto, che se la lente di ingrandimento è più precisa, forse sì, perché forse non li certificano, ma li fanno già le società di revisione, e non una, sono almeno due per società. Forse bisognerebbe controllare più l'aspetto delle fideiussioni che non quello dei bilanci, secondo me. Ma probabilmente la Lega di B sta puntando proprio a questo, intanto a fissare il tetto degli stipendi per la Serie B, e eventualmente, se un presidente vuole acquistare un giocatore che guadagna 1 milione di euro all'anno, deve presentare una fideiussione personale per quel tipo di pagamento. Certo, si va incontro, questo dicevo io, cioè si va incontro quindi a delle soluzioni un attimo più serie. Dovrebbe essere in tutte le categorie se vogliono fare delle cose serie, soprattutto dovrebbe essere la normalità. Dovrebbe essere la normalità. Normalità, poi proprio troppo rischio. Certo. Se voi pensate velocemente, ma dal momento dell'iscrizione. Bravo, che la Covisoc ha già chiesto il rinvio, già emanato il rinvio a giudizio di 4 società la settimana scorsa, quindi prima della seconda giornata, di 4 società di Serie C per inadempienze amministrative. Domanda: il campionato è cominciato adesso, queste inadempienze amministrative si riferiscono a cosa? Al campionato precedente, il campionato scorso? E quando la Covisoc che gli altri organi sono andati a controllare gli ultimi mesi del campionato scorso, cosa hanno controllato? Niente. La birra o cosa? Ecco, poi dice che faccio la non è che faccio mai. Darei fuoco. La Covisoc ha sorvolato su bilanci di Cesena, Capone, di Bari, di quelle poi, società che a metà campionato salite. Si scopre che il Cesena c'aveva 65 pubblicità e poi tornerei in studio per gli ultimi 20 minuti di trasmissione, tra poco. Da giovedì 4 ottobre ritorna lo svuota tutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti da 175 euro. Tempur, Simmons, Falomo, Permaflex, Dorelan. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 390 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58. 973. Da giovedì 4 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Ora 22:11, allora nell'ultima fase della trasmissione dobbiamo dare la linea nuovamente a Andrea Costantini, perché pare che ci siano ulteriori novità per questo discorso dei ripescaggi. Cosa è successo in Lega? Sì, perché come detto in precedenza, oramai il calcio, molti verdetti ovviamente passano per le aule del Tribunale, e c'è un nuovo coinvolgimento del TAR, perché la Lega di Serie B ha fatto ricorso al TAR per chiedere l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che sostanzialmente aveva dato ragione alla Virtus Entella. La Virtus Entella a sua volta aveva fatto ricorso al terzo grado della giustizia sportiva per chiedere che la sanzione di 15 punti di penalizzazione da infliggere al Cesena fosse effettivamente efficace. Quindi, in parole povere, la Lega non vuole il ripescaggio dell'Entella. Sì, diciamo che si parla di riammissione, perché con i 15 punti dati al Cesena dello scorso campionato l'Entella sarebbe salva e il Cesena retrocesso all'ultimo posto. Quindi l'Entella potrebbe chiedere la riammissione a questo campionato di Serie B. Ebbene, contro questa decisione la Lega di Serie B ha fatto ricorso al TAR. A te. Nicola, prima dicevi il caos ormai è totale, ma ne usciremo. Come ne usciremo e quando ne usciremo? La domanda è più difficile della terza. Pronostico molto difficile. Io ritengo che alla fine di questo caos qualcuno interverrà dall'alto e riammetterà le cinque squadre. Il governo, quindi. Governo, CONI, qualsiasi altra entità al di sopra delle parti, e arriveremo da un campionato a 19 a un campionato probabilmente io a 24. Quindi i presidenti della Lega di Serie B, presidenti delle società di Serie B, che avevano fatto il conto su 19 perché la torta se la potevano spartire meglio, adesso se si arriva a 24 probabilmente se la spartiranno peggio. Resisterà la Lega di B, Antonio, secondo te? Ma non lo so, è difficile. Io così da sportivo direi che probabilmente l'unica cosa seria da fare sarebbe quello di riammettere l'Entella. Perché in effetti l'Entella ha perso lo spareggio, ha avuto un trattamento al Cesena che ha avuto la penalizzazione, certo. In quel modo sarebbe una cosa normale andare a 20 squadre con l'Entella buttando via tutto il resto, perché è una cosa da passo. Vediamo l'Entella che non gioca più in Lega Pro, ma ha disputato la prima partita del campionato. Esatto, anche questo è un pasticcio, però sarebbe il male minore, credo, di fronte al fatto di rivoluzionare nuovamente i campionati, perché tutti e due, sia la Biga, queste... Però scusami Antonio, l'Entella ha tutti i diritti di giocare il campionato di Serie B, certo. Ma vogliamo parlare anche dell'Avellino? Non apriamo tutti i discorsi. Però l'Avellino che però sta giocando in Serie D, quindi sta addirittura in D, mentre invece l'Entella, proprio per quello che hanno fatto col Cesena, voglio dire, era una cosa normale. Ma secondo voi vengono condizionati gli allenatori da queste voci oppure tirano avanti come se nulla stesse? Tirano avanti assolutamente. Caos, cioè fare 19, 24 squadre, se il Foggia riavrà i suoi punti come vogliono. Il Foggia, scusate, per una questione di giustizia deve riaverli, secondo me, perché quando è stata fatta la penalizzazione si giocava a 22 squadre, quindi una squadra che parte da meno 8 con 22 partite
è molto più facile che non per con 19. Quindi sicuramente sì, però la motivazione di questa penalizzazione è abbastanza seria, perché sì. Sì, sicuramente è seria, però se tu la proporzione sta sostenendo. La proporzione non c'è, se tu mi dai, se tu mi dai 8 punti con 22 squadre, certo, non c'è proporzione, nel senso che me ne devi dare 5 magari con 19, perché io faccio 3 partite di meno, cioè mi penalizzi ulteriormente. È vero quello che dici tu, però i giocatori non si pagano in nero, cioè no, ma lascia perdere. Forse la penalizzazione doveva essere il più discorso corposa, allora gliene dovevi dare 15 come all'inizio, nel momento in cui hai fatto lo sconto. Questo sì. Non in rapporto al numero delle squadre, è un fatto di principio. È un fatto di principio, però se tu dai la possibilità al Foggia di certo che quello che è venuto quest'anno non è mai successo, ad eccezione di quella stagione. Ancora, il grave deve ancora venire. In che senso? Che io sono convinto che non riusciranno a fare la riforma. Parlo della Federazione Italiana Gioco Calcio, a fare la riforma per evitare tutti questi casi, a mettere dei paletti, a fare delle leggi chiare e a far sì che tutto quello che è successo quest'estate, perché i segnali di tutto questo caso c'erano stati anche negli ultimi anni, non è l'anno scorso, ricordiamoci cosa è stato, 2 anni fa, 3 anni fa, ossia quest'anno poi il bubbone adesso è esploso. Comunque Pillon meglio di Zeman? Pillon sta facendo molto, ma molto meglio di Zeman. Vedo dove sta la differenza tra me e questo simpaticone di Klinko. No, ma dice la stessa cosa lui. Sì, vabbè, ho capito, lui dice la stessa cosa perché era troppo, adesso dico una cosa che sì, la penso, non la penso, ma poco importa. Era troppo bravo e troppo era un calcio troppo difficile perché Klinko lo potesse capire. Vabbè. Quindi Pillon meglio di Zeman, Riccardo. Il problema è che non lo capiva il giocatore. Io ti do ragione. Non lo capiva nessuno. Però non lo capiva il giocatore. Il problema è solo stiamo un po' sdrammatizzando, perché Pillon, il clima ce lo permette. Pillon sta confermando tutto quello di buono che ha fatto l'anno scorso, che ha preso una situazione drammatica in un momento che credere nella salvezza del Pescara era un atto di fede. Un atto di fede e quest'anno sta ripartito allo stesso modo con una squadra secondo me anche Riccardo migliore. Stava dando la sua volevo risponderti che tu hai perfettamente ragione che è un calcio troppo difficile. Ma no, ho detto è ferma, ma io ti rispondo. Il problema è che è un calcio difficile anche per lui, perché lui era un po' come Oztepec, non so se tu hai mai visto un suo film, che non sapeva neanche qual era il finale. Lui si comportava in questo modo, settimana inventava qualcosa. Lo so che è troppo difficile questo paragone tra Luciano, d'altronde però nel calcio il film di Oztepec non l'hai visto. No, l'hai visto tu. Luciano, d'altronde nel calcio non hai capito tu. Soprattutto i numeri. E i numeri stanno dando ragione a Pillon. I numeri stanno dando ragione a Pillon ed è un merito di Pillon, perché è innegabile che sin dalla scorsa stagione la sua mano è percepibile a livello ambientale, ha saputo ricucire un rapporto anche con la tifoseria, si è posto bene, ha costruito un gruppo a sua immagine e somiglianza, e credo che tutti i meriti sono ascrivibili sicuramente a lui dei successi recenti del Pescara. A Pillon non danno ragione solo i numeri, che poi la classifica la si fa con i numeri e quindi quella è inoppugnabile. A Pillon dà ragione il modo suo di lavorare. No, stavo facendo il paragone con Zeman. Perché se no Pillon è premiato dai numeri, ma Pillon è premiato per come lavora e per i risultati che ottiene, è premiato per come gestisce il gruppo, è premiato per la tranquillità che dà alla squadra e anche all'ambiente. Quindi sono tanti a oggi i meriti di Pillon. Preghiamogli la salute, che questa è la salute tra virgolette calcistica, ci mancherebbe, quell'altro non è un problema, perché tutto questo continui per l'intera stagione. Totò? No, la cosa la differenza sicuramente è la gestione del suo lavoro, voglio dire, di come si è posto, di come sta gestendo la squadra, sia l'altro anno che era una situazione disperata, sono d'accordo con Francesco, e sia adesso la ripartenza. Per ora, voglio dire, i meriti di Pillon sono quelli di un allenatore, cioè che sa gestire il gruppo col quale deve lavorare. Facendo le cose semplici ma razionali, facendosi capire. Nicola. Beh,
È un allenatore che si è guadagnata la conferma sul campo. Noi l'anno scorso in una trasmissione di fine campionato, proprio qui o in altra, non mi ricordo, tutti quanti erano d'accordo nel dire che questo era sicuramente un allenatore da riconfermare, perché la sua impresa è stata notevole, perché adesso certo. Poi quando abbiamo svoltato tutti quanti, sì, ma c'è stato un momento in cui il Pescara veramente stava nel vicinissimo al baratro. Lui è riuscito a racciuffarlo per i capelli, e si è guadagnato sul campo sicuramente questa riconferma. Quindi paragonare Pillon, che è la forza dei nervi distesi, come devo dire, perché riesce a trasmettere tranquillità all'ambiente e alla squadra in un momento in cui di tranquillità ce n'era poco, credo che sia stato... Ha trasmesso tranquillità anche alla società? Secondo me sì, anche se poi all'inizio, devo dire, quelli che resistevano di più, da quello che ho potuto capire, ad una riconferma di Pillon potevano essere i dirigenti. La società. Toto, che hai cacciato? No, mi sarei trovato, siccome la giacca che sì. portavo l'anno scorso, mi sarei trovato un foglietto. Una giacca per ogni puntata, no? Sì, esatto, sì, non so, sono tutto uguale. Si è ritrovato, ce l'ha messa apposta. No, ti giuro, mi sarei trovato un appunto sul Pillon, forse era la prima volta che... in cui diceva 22 squadre in 26 anni, cioè lui ha cambiato 22 squadre in 26 stagioni, ma non sto a leggere tutto quello che c'è, per dire che tutto sommato è comunque uno che ha sempre lavorato, ha lavorato dovunque, secondo me ha vissuto tutte esperienze diverse. Questa credo che abbia anche arricchito il suo bagaglio, altrimenti tu non cioè, ottenendo anche vari risultati, insomma, che so, col Chievo addirittura la Coppa dei Campioni, per dire, è un allenatore navigato che si porta dietro questo grandissimo bagaglio, credo, di esperienze, ma anche di umanità, di capacità di gestire il giocatore di calcio, voglio dire, che non è una cosa due profili completamente diversi, di Pillon e Stroppa, no? Sì, molto diverso. Proprio per questo, cioè Stroppa quando è arrivato qua, io se c'avevo un foglietto c'avevo giusto due parole, voglio dire, che aveva allenato la primavera del Milan e sul Tirolo, voglio dire, fine. E questo invece è allenatore di un altro spessore. Ecco, voi che avete una carriera alle spalle, si può paragonare a qualche allenatore del passato qui a Pescara, Beppe Pillon? Totò? A caldo non è facile, perché sono passati tanti. Fammici pensare un attimo. Anche come tipo di gioco, non tanto sotto l'aspetto caratteriale. Mentre ci pensate, intanto vi ricordo che domani la partita sarà diretta dal signor Nasca di Bari, che lo scorso anno ha diretto Cesena Pescara 4-2 e Ternana Pescara 0-3. Vediamo. Io se faccio qualcuno... l'accostamento a volo, ecco. Lo potrei accostare ad Agroppi, che Agroppi venne qui, era il suo primo campionato, però nelle scelte, voglio dire, nelle scelte... Però era un po' più fumantino, sì, no, però il carattere completamente molto più giovane. Nel rapporto con la squadra, eccezionale, voglio dire, Aldo Agroppi, teniamo conto che era la sua prima stagione da allenatore, che poi ha portato avanti, poi ha smesso presto per carattere suo. Però mi può ricordare quello anche per come leggeva il calcio, voglio dire, insomma, le squadre sue erano abbastanza compatte, con principi abbastanza solidi. 84 era l'80-81. Poi dopo sì. E invece come tipologia di gioco? Come tipo di gioco, guarda, Pescara cinico che riesce poi sì, a risolvere, però anche le lui credo che sia una cosa, lui per quello che so io 4-3 l'ha fatto raramente, anche l'altro anno quando è arrivato, voglio dire, non aveva questi principi, non è un integralista sicuramente, per cui proprio per la ricca esperienza che ha avuto, quindi come principi sicuramente non è un allenatore che va avanti col paraocchi, insomma, e del resto lo sta dimostrando di partita in partita, cambiando la squadra nei momenti in cui lui pensa di poterla cambiare. Quindi... Nicola, poi Luciano. Nicola. Perciò noi all'inizio abbiamo parlato di moduli diversi, perché un discorso... Tu hai detto, soprattutto questa è una squadra che entra a setta, sì, allora, perché questa è una squadra che con Zeman non potevi fare un discorso. Zeman è partito col 4-3-3 da quando ha cominciato ad allenare e quello no, era... Non ha mai cambiato partita. Cioè, anche in corso mai, non ha mai cambiato niente. Lui invece è uno molto elastico e quindi frutto dell'esperienza che ha
per cui già in campo lui può giocare con tre moduli diversi durante la partita, adattandosi sia all'avversario, sia alla circostanza del momento, sia che devi recuperare, sia che devi gestire. E poi una cosa che secondo me, non ho detto all'inizio perché mi era sfuggita, ma una carenza che ho visto in questa squadra è la gestione del gioco. Nel momento in cui deve gestire il gioco, qualche difficoltà l'accusa. Del gioco o del risultato? Del risultato, se sì. Tu stai con un risultato che ti va bene, devi fare un gioco, devi calare il ritmo, devi fare molti passaggi orizzontali, laterali. La gestione, eccetera, della partita. La gestione della partita. E lì ancora ci sono margini di miglioramento. Sono quattro giornate, voglio dire. Luciano, hai pensato a qualche allenatore del passato che si assomigli un po'? Francamente non mi sovviene nessun paragone, sì, nemmeno la lontana. Sono passati un po' tutti gli allenatori che preferivano giocare più a viso aperto, meno coperti, quindi non è facile, no? Sì. C'è stato negli ultimi anni, non so, De Canio che però... Ecco, De Canio mi era venuto in mente. De Canio, però, sì, molto cinico. Però con qualche differenza, con qualche differenza. Parliamo di gioco, non di gioco. Di gioco. No, però imponeva di più quella squadra il gioco rispetto a questa. No, ma io giocava meglio il Pescara di De Canio? No, imponeva maggiormente la propria personalità. Io soprattutto il rapporto con la squadra, voglio dire, questo era per il resto il piano tattico, non so neanche fare i paragoni. Dire. Però il rapporto che ha col gruppo, a me me lo accostava appunto alla Groppa e questi allenatori qui. Veniva di massa anche lo stesso Galeone. Onestamente era un calcio completamente diverso. Quindi è difficile fare anche questo tipo di paragone. Allora, siamo in chiusura, Andrea. Non ci sono altre novità, c'era un solo posticipo in Lega Pro. Le partite inizieranno alle ore 21. Le vogliamo ricordare un attimo le gare di domani, perché poi ci saranno anche due partite. Considerato che il Pescara giocherà a Padova di lunedì, ma il Padova non scenderà in campo domani, bensì mercoledì, quindi avrà un giorno in meno per recuperare. Sì. Brescia-Palermo, Cittadella-Benevento, Verona-Spezia, Livorno-Lecce, Perugia-Carpi, Pescara-Crotone, Salernitana-Ascoli, poi Cremonese-Cosenza e Foggia-Padova che si giocheranno mercoledì 26 alle 19 e alle 21 rispettivamente. Riposa questa volta il Venezia. Beh, insomma, una partita di cartello può essere Cittadella-Benevento, Benevento che ha dato già una prova di forza. Il Verona prima in classifica ospita lo Spezia che ha battuto il Cittadella. Insomma, è inutile ora guardare le proiezioni in classifica, è troppo presto per parlarne, per illudersi, restiamo con i piedi per terra e domani si prevede un buon pubblico, già l'altro giorno c'erano circa 8.000 spettatori e non era poco, vediamo domani se ce ne saranno di più. Vogliamo azzardare il solito pronostico giusto per far trascorrere gli ultimi due minuti? L'ho detto durante la trasmissione, un primo tempo equilibrato, un inizio, a differenza delle altre. Un inizio di ripresa, un tantinello di sofferenza, ma sofferenza nemmeno tanto, così un accenno tanto per dare poi spazio ai discorsi. E poi il Pescara vince 1-0. Quindi la stessa gara col Foggia? Beh, non proprio. Equilibrato, senza grosse emozioni. Primo tempo forse a me personalmente sì, è piaciuto più il Foggia di occasioni da gol, del Pescara. No, no, io parlo come tutto, occasione da gol, tutto il resto. No, credo che sarà una partita differente, anche per non smentire quello che ho detto prima, credo che inizieremo aggredendo l'avversario da subito. Quindi un approccio diciamo cattivo. Alla Gattuso. Sì, l'approccio. Come caratteristiche di giocatore, no, non come giocatore. Credo che lavorerà molto sul discorso del non vuole ripetere questo primo tempo, perché credo che una nostra debolezza è andare in svantaggio. Quindi credo che soprattutto in casa lui domani parta, cioè dica all'allenatore di partire con grinta. E poi ho detto prima della partita che avremmo fatto 6 punti e lo confermo. Per me sento il mago. Ma dove l'hai detto? Non sei venuto in trasmissione? L'ho detto all'amico di casa. No, l'ho detto a Paolo Vincenzi. Ah, signore. Luciano, che partita ti aspetti? Io mi aspetto una partita con il Crotone a condurre le danze e proprio in tal senso mi quindi auguro, di sofferenza? Sì, di sofferenza, e mi auguro in una grande performance degli esterni offensivi del Pescara nella doppia fase, soprattutto in quella difensiva, perché se come
si ipotizza il Crotone dovesse giocare col 3-5-2, il lavoro dei due esterni d'attacco per non lasciare in sofferenza e in inferiorità numerica la linea mediana potrebbe essere la chiave di volta della partita. Totò, che partita ti aspetti tu sul piano tattico? Non lo so, sul piano tattico credo, io quello che spero, quello che mi auguro è che siccome Pescara in queste due partite in casa ha avuto un pizzico di fortuna soprattutto per via dei rigori falliti dagli avversari, mi auguro che questo pizzico di fortuna lo abbia all'inizio, che passi in vantaggio e potremo magari vedere se questa squadra è capace anche di gestire il vantaggio, che non sarebbe male insomma. Spero che abbia ancora questo pizzico di fortuna, ma all'inizio. Nicola? Partita difficile, complicata, bisogna vedere anche come recupereranno. Hanno giocato sabato e sì, giocare martedì. Questo vale pure per il Crotone. Per tutte e due, quindi bisognerà vedere anche la condizione fisica. Io credo che alla fine però possa farcela, dopo aver sofferto, non dico come il Foggia, ma speriamo un po' di meno. Siete sempre d'accordo tu e Totò, no, come da 40 anni a questa parte. Siamo amici, ma spesso abbiamo pure litigato. Quanti ricordi, Abbiamo anche litigato. Abbiamo spesso litigato, dai. Su. Grazie Nicola per aver accettato il nostro invito. Solo perché gli davo i buchi. Quarto gol della Carrarese. Che succede, Andrea? Quarto gol della Carrarese, intanto all'87esimo. Il contro terzo gol era stato segnato da Tavano. A te. 4-0. Grazie a Totò, grazie a Nicola, grazie a Luciano Rapa. In bocca al lupo per il tuo portale che compie quanti anni? 7. 7 anni, non c'è crisi del settimo anno, crisi, anzi. No, non c'è crisi, speriamo duri ancora. Quanto complimenti per il lavoro che state facendo. Riccardo, grazie, ci vedremo domani allo stadio. Grazie Francesco che sei tornato dall'Oktoberfest per stare qui con noi, quindi nonostante un po'... capisco. Si era intuito, no? No. Meno male che grazie, ci sono i telespettatori che possono testimoniare la domani pazienza. Domani sera appuntamento in trasmissione a che ora? Domani sera ore 20:30, prepartita, dalle 21 seguiremo la gara e poi dalle ore 23 la sala stampa. Ovviamente lunedì prossimo non ci saremo qui in studio perché si giocherà a Padova, per Padova Pescara, quindi una trasmissione diversa, diretta a Sport con Andrea Costantini. Noi saremo a Padova in studio, insomma torneremo fra 15 giorni. Grazie a Maurizio Daguin, regia, a Marino Simone, alla GT Fotovideo, Stefano Ricarati. Dunque appuntamento domani sera ore 21, stadio Adriatico. Grazie per averci scelto.